Ciao! Oggi parleremo di un personaggio di cui sicuramente avete già sentito parlare tante altre volte. Un certo Gesù. Sì, parleremo di Gesù, ma di Gesù dal punto di vista storico. Sì, perché la nascita di Gesù è stato un evento fondamentale non solo dal punto di vista religioso, ma anche storico. Volete una prova? Bene, ditemi in che anno siamo. Nel 2020 dopo Cristo. Dopo Cristo, esatto, che è come dire dopo Gesù. Infatti, per collocare nel tempo qualsiasi evento, si prende come punto di riferimento la nascita di Gesù. Egli è stato posto al centro del tempo. È come se la sua venuta avesse spezzato in due tutta la storia. Le date che precedono l'anno zero, quelle che vengono prima, sono affiancate dalla sigla AC, avanti Cristo, mentre quelle successive sono affiancate dalla sigla DC, dopo Cristo. Non abbiamo fonti che ci dicano la data esatta della nascita di Gesù, però nel IV secolo la Chiesa scelse come giorno il 25 dicembre, perché i romani in quell'epoca festeggiavano il sole invictus, il sole invincibile. Da quella data, infatti, che giunge 4 giorni dopo il solstizio d'inverno, il giorno più buio dell'anno, le ore del giorno vanno ad aumentare sempre di più. Per i romani era la vittoria della luce sulle tenebre. I cristiani allora decisero di mantenere questa data, cambiandone però il significato. Vedevano infatti in Gesù il vero sole, la luce che illumina il cuore di tutti gli uomini. Pensate, fu un monaco, Dionigi il Piccolo, che intorno al 500 d.C. introdusse l'usanza di contare gli anni a partire dalla nascita di Gesù. Attenzione però, perché sappiamo che Erode il Grande è morto intorno al 4 a.C. e che Gesù è nato sotto il suo regno. Quindi Gesù sarebbe nato qualche anno prima della morte di Erode, intorno al 5-7 avanti Cristo, e non quindi nell'anno zero. C'è stato quindi un piccolo errore di datazione, che però ci dobbiamo tenere, perché che facciamo? Cambiamo tutti i calendari? No, quindi ce lo teniamo, tanto non ci cambia la vita. Ma la vera domanda è: Gesù è veramente esistito? Sì, infatti esistono dei documenti scritti da autori non cristiani che parlano di Gesù, dandoci così la conferma della sua esistenza terrena. Vediamone qualcuno. Abbiamo Giuseppe Flavio, storico romano di origini ebraiche, che intorno al 93 d.C. scrisse: «Ci fu in quel tempo Gesù, uomo sapiente, seppure è possibile chiamarlo uomo. Fu infatti operatore di cose straordinarie. Egli è il Cristo». Poi abbiamo Plinio il Giovane, governatore di una delle province romane, che intorno al 112 d.C. scrisse all'imperatore Traiano, a proposito dei cristiani: «Sono soliti radunarsi in un giorno stabilito, all'alba, per inneggiare a Cristo che essi considerano come loro Dio». Infine, lo storico Cornelio Tacito, intorno al 116 d.C., scrisse: «Cristo, il quale era stato condannato a morte dal procuratore Ponzio Pilato durante l'impero di Tiberio». Le loro testimonianze, come avete visto, sono molto brevi, ma sono importantissime per provare l'esistenza storica di Gesù. Altri documenti storici che parlano di Gesù sono per esempio i Vangeli, che però sono documenti di origine cristiana. Ecco, di questo però parleremo prossimamente. Grazie per aver guardato il video, spero vi sia piaciuto, spero vi sia stato utile. Io vi saluto con un super abbraccio virtuale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!